Qualche metro di vantaggio per la battistrada che si sta portando l'ultima chiamata.
arrivato e una che è arrivata in finale. Come un perché il sorpasso di stessa curva sulla destra di cui è un sacrato per ovvio potrebbe esserci poi il Lechner io pure drammatico sono le maglie blu black l'ale sinistro di cui c'è un quadratino di due come stanno dando siamo al primo muro siamo al primo muro potrei raccontarlo magari tutto allo schermo con qualche particolare eccoci è sceso dalla bici di Cipollina puro stile ciclocrossistico spettacolo si sale molto regolare l'azione di Sara che è incensificato solo negli ultimi metri perché credo che ci sia con leggermente un po' di fango di sudare ci sono 5 secondi circa di vantaggio per Sara Casasola che ora affronta la contropendenza di scena ha messo il piedino giù a destra ma l'ha messo giù solo una volta lo rimette giù ora, anzi no non l'ha messo giù del tutto semplicemente ha sganciato la pedalina destra per rimanere in equilibrio e poi l'ha rilanciata subito quindi il tratto a cui riesce a dare molto molto del tutto brava Sara Casasola in questo passaggio estremamente complicato ma veramente bellissimo, è una delle novità di questa edizione. Comunque il vantaggio è minimo, il vantaggio è solamente di 5 secondi, credo anche scarsi per la ragazza in maglia giallonera, sarà casa sola. Ancora lontana, credo circa un minuto e mezzo, e poi saranno nuovamente estremamente alla tua vista. Samuele. Sì, adesso sono ancora nella parte opposta del lago, stanno per affrontare il tratto misto, inizia il tratto misto nel corso e poi torneranno, o meglio, passeranno per la prima volta nella zona box, io mi sto dirigendo lì per assistere poi al passaggio, le vedremo sfidare da vicino e racconteremo un po' anche le smorfie magari di queste ragazze che stanno affrontando il loro primo giro poi ritornare verso la parte finale del percorso tanto pubblico e tanto pubblico anche a seguire questa gara ovviamente nei punti più spettacolari del percorso e ovviamente anche in zona box dove ci sono i responsabili delle varie società pronti a supportare le ragazze in gara. Grazie Samuele. Stiamo sempre seguendo il colatissimo The Rollers, questa fase iniziale di gara. Allora, tra poco il passaggio in box per Sara Casasola. Tanto stavo guardando, allora torno a c'è una passata, non c'è una passata, alla ruota molto dei punti che guarda le ruote del presente, se presenta sul cellulare non si possa, se non usavi tu, mamma mia, che regolarità si può avere anche oggi Sara Casasola, esatto. Ha iniziato in modo spettacolare, non siamo stati a finire la stagione del 2020, siamo stati a finire la stagione del 2020, ma non c'è la nostra scelta, quindi è tanto certo che non è in questa zona, la Jump Area 2023. Ed ecco la quinta, casa sola, passa la mia impostazione, si metta in discesa, poi una breve salita per andare allo slalom tra gli alberi, e passano in questo momento le inseguitrici con Alessia Bulleri, Lucia Bramati, poi Rebecca Gagliotti e ancora Eva Lechner, molto ravvicinate tra di loro, poi Asia Zondone, segue poi Carlotta Bonello e poi un'altra coppia che va a guidare il gruppo. Superato anche lo slalom alle bianche, ci sono anche stato per sempre di nuovo attraverso la parte passata del percorso. Sono che sta arrivando in maniera veramente importante questa situazione, si sta interessando da subito di amare le braccia, 7 minuti e 5 secondi di gara, dopo
Caro Samuele, ricordiamo, dato che dobbiamo ancora farci un po' l'abitudine al
l'uomo nome avversario della se viene in mente qualcosa che devo dire se ti faccio il nome in campo è Pass Airport Services T3, ma dobbiamo farci l'abitudine dato che Guerciotti c'è sempre, ma gli altri nominativi sono tutti nuovi, quindi dobbiamo chiuderci mano anche con queste nuove denominazioni, queste prime gare, anche se ormai stiamo gareggiando da praticamente un mese, ma questa è la gara più importante di questo inizio di stagione. E ripetiamo sempre Samuele, Brugherio, l'International Ciclocross di Brugherio, è l'unica gara C1 internazionale in Italia, più di questo c'è la Coppa del Mondo, che sarà il 10 dicembre 2023, come l'anno scorso, ovviamente, Val di Sole. E abbiamo appunto Carlo Massimo Pirola qui davanti a noi, che segue ovviamente la gara, ma segue anche e saluta tutte le personalità presenti quest'oggi qui a Brugherio. Intanto io mi porto dall'altra parte per aspettare le atlete all'uscita della zona box, così che possiamo vederle da vicino passare davanti alla nostra postazione con sempre Sara Casasola al comando. Potremo vedere la situazione all'inseguimento della battistrada. Box, già nella zona box la battistrada riceve l'applauso da parte sicuramente gli esperti di Francia ci hanno dato questo prezzo certificati Sì, 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 sì
Attenzione, c'è stato un gran bel recupero dalle retrovie. Una ragazza francese, Marlène Benigirard, che si trova in settima posizione, 1 minuto e 13 di ritardo. Ottava è Anna Berlager, a 1.20 quasi, nona è Nicola Valgerova, la ragazza della Repubblica Ceca, decima è Giada Borghese, a 1 minuto e 25 secondi, di ritardo. La situazione delle juniores, al comando, Nelly Accabete, in seconda posizione. Ancora non è transitata la seconda junior, attenzione, eccola qua, transitata ora la ragazza piacentina e Greta Pighi, poco dopo c'è la toscana Elisa Ferri, seguita da Sofia Sciarda e da Ilaria Tambosco, quindi si sta formando un gruppo bello numeroso sul flette della categoria juniores. Tra l'altro dopo Ilaria Tambosco c'è anche la maresina Giada Martinoni, quindi donne junior, Nelly Accabete al comando. All'inseguimento questo gruppo composto da Greta Pighi, Elisa Ferri, Sofia Chisciarda, Ilaria Tambosco e Giada Martinoni. E questo per il momento dalla zona del traguardo è tutto. Passo molto deciso, passo veramente deciso, quello che sarà casa sua, che affronta ora la bici spada, il muro del nord, che mi raccomando fate sentire il tifo lassù in cima, fate sentire il tifo lassù in cima, il vantaggio è stato con l'anno, è scappata via, ha incarnato la marcia di 100 milioni, sarà casa sua. Ora altro che 32 secondi, credo sia veramente tanta roba. Aspetta la ragazza di Lissone, che ha avuto qualche problemino sulla prima parte della gara, ora invece siamo la stagione di Rebecca Garibaldi, ma insomma ce l'ha detto, ce l'ha cercando la condizione dei giorni migliori proprio per il passare delle settimane. Mentre si stanno avvicinando a lei e Valeria, l'espertissima ragazza fantasina classe 65, e Lucia Bravati, la figlia d'arte. Intanto Sara Casasola si è infilata nel posto, quindi come dicevi tu, vantaggio significativo è per... Ti faccio notare, caro Samuele, che è valente nel centro con due compagni di squadra, con l'Ale 60, ma hanno un modo completamente diverso di affrontare la controtendenza in discesa. La prima l'ha affrontata senza mai mettere il suo piedino, ma siccome invece era sempre un piedino che andava a cercare, o a sfiorare o a toccare il tracciato terreno, quindi due modi completamente diversi di affrontare questa parte di gara. In prima posizione, quindi per quel che riguarda la prima, mi riferivo a Eva Lechner, per quel che riguarda la seconda, mi riferivo a Lucia Bramati. Meno di 5 secondi e rientreranno su Rebecca Garibaldi, attenzione. E la differenza anche di esperienza tra le due ragazze nell'affrontare questi tratti di percorso piuttosto impegnativi. Intanto io mi sono diretto verso la zona box dove aspetterò le atlete per aggiornare anche visivamente il distacco tra di loro. Mamma mia che passo a Sara Casasola, dicevamo è stata grande protagonista di questo inizio di stagione. Sara Casasola si rimosta già due volte in Svizzera alla terza tappa della Swiss Cyclocross Cup, ma si rimosta anche in 7 secondi, si è posta in Italia in prima gara di questa stagione il 9 ottobre
Carlotta Borello e Rebecca Garibaldi, anche se stasera non manca molto il quadro della nuova area per lei, sta affrontando ormai più in chiusa, se ne facendo un grande bocca al mondo, anche a sé, che sa cosa si è fatto, perché termini di adesso, sulla tua scuola, a te, 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 a eccole qua tutte e due, poi ti ridò la linea, caro Samuele, per raccontarci ciò che accade dalla zona Prato. È transitata ora l'Alta Tesinano per parlare del team Cingolani, 1.45 di ritardo, poi è transitata Giada Borghese. E va transitata per quel che riguarda le 10 posizioni al traguardo. È Beatrice Fontana, ragazza Veneta, con un ritardo di 3 secondi, la top 10, casa sola, arrivo, Lettner, Bramante, Tutti, Girardi, Udetti, Parliker, Borghese, Fontana e dal traguardo tutto.
E sì, dunque Sara Casasola, dopo la schiazzata iniziale, ha messo tra sé e le altre Taggio, che sta conservando, sta controllando le immediate seguitrici con Gariboldi, Legner e Bramati. La vediamo ora affrontare il tratto di difesa che porterà ai piedi del muro e quindi un nuovo passaggio su questa particolare erta che le atlete, soprattutto le atlete nelle prime posizioni, affrontano senza particolari problemi. Spettacolare questa smaci, si dice di vedere una bella fetta da parte del Cross International di Prodelli. Diamo uno sguardo ancora alle Junior, ricordiamo che non c'è se il sito per le Junior, se c'è la maglia che va a stare se la sono qui. In prima posizione c'è sempre Media Capetei, incalzata dalla giovane toscana e di Saper. Tra di loro ci sono 10 secondi, anzi meno di 10 secondi. 30 secondi. Amici di Sport Italia, ben trovati con questo grande esordio appunto sul canale di Sport Italia Live 24 con il ciclocross, ed è un ciclocross di altissimo livello. Infatti siamo a Brugherio, siamo a pochissimi chilometri da Milano, quindi nel cuore della capitale lombarda, ma siamo in provincia di Monza e siamo in uno spettacolo unico. Lo vedrete in un bellissimo parco, il Parco Increa di Brugherio. Andiamo ad assistere quello che è questo ciclocross internazionale Città di Brugherio, una competizione che vede al via atleti di alto livello e in questo inizio abbiamo anche al mio fianco dei commentatori tecnici di altissimo livello. Abbiamo con noi la persona che ha ideato questo chiamiamolo tracciato, che è Federico Mandelli, e poi un campione della strada che però conosce molto bene il ciclocross, il nostro Davide Martinelli, che ha anche, diciamo così, un occhio molto particolare su questo evento, ma ce lo spiegherà lui. Vero Davide, a te la parola. Grazie. Sì, allora oggi ho un occhio attento anche perché la mia ragazza è in gara, adesso è in seconda posizione, quindi dai, sta facendo anche una bella gara. Ho anche corso 3 volte in questo percorso, quindi percorso tecnico, bello, disegnato molto bene da dei ragazzi giovani e da Carlo Pirola, che mette una passione incredibile per questo sport. Quindi sono contento di poter commentare e vediamo un po' tecnicamente cosa fanno. Ecco, un percorso disegnato da Federico Mandelli, che è qui con noi. Innanzitutto benvenuto Federico. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, Federico, abbiamo fatto una, diciamo così, mentre vediamo Rebecca Gariboldi impegnata, e lei, la ragazza di cui parlavamo, che viaggia in seconda posizione dietro a Sara Casasola, è un distacco di 33 secondi, mancano, siamo al terzo giro dei 5 di questa gara elite, con loro gareggiano pure le under 23. Diciamo così, un percorso che abbiamo sentito piace, ma perché piace, spiegaci i segreti di un circuito che ogni anno presenta delle novità, Federico. Il percorso è molto completo, presenta tanti tratti veloci ma altrettanti tratti tecnici, e quindi questo piace agli atleti, la varietà e la spettacolarità. È molto duro, a detta degli atleti sempre, però diciamo che piace perché a fine gara sono soddisfatti e contenti. In questo momento stanno affrontando le tavole che si possono affrontare sia in bici che a piedi, è un punto caratteristico di una gara di ciclocross. E niente, appunto, c'è Sara Casasola che
sta affrontando l'ultima parte del circuito, è un parco, ci troviamo al parco Incredi Brugherio, è un ex cava che presenta sponde di un lago artificiale. E quindi questo ci permette di sbizzarrirci, no? Quindi presenta tante salite, discese e quindi... Entriamo magari un pochino più nel dettaglio per capire meglio la complessità di questo percorso. Si parte da qui, praticamente davanti alla nostra postazione, con un'area pianeggiante e poi si comincia subito con una parte che avete chiamato The Wall, quindi il muro. Sì, in pratica arriva dopo 300-400 metri dall'inizio, ricordiamo che il circuito è lungo 3 km da ripetere più volte a seconda delle categorie. Per questa categoria, che sono donne open, donne quindi under 23 d'elite e donne junior, saranno 5 giri da effettuare e la prima difficoltà che si affronta nel giro, appunto come detto, è il The Wall, che è un tratto che si può affrontare sia in bici sia a piedi. Ecco, nel frattempo siamo all'ultimo giro. Verifichiamo quello che è il distacco. Davide, come stai vedendo questa fase di gara? Oramai siamo nella parte decisiva. Sì, esatto. Allora, Sara Casasola ha fatto un primo giro incredibile, stampando anche il suo miglior tempo, che poi non è più stato avvicinato da nessuna delle altre atleti. Diciamo che adesso ormai siamo all'ultimo giro, i distacchi sono abbastanza definiti, penso che anche Sara Casasola si stia un po' gestendo. Adesso tra poco passerà Rebecca Gariboldi sotto l'arrivo, secondo me siamo sugli stessi distacchi, idem sentiamo la campana, idem dietro c'è un po' di spazio, esatto, c'è un po' di spazio sulla terza e sulla quarta, quindi insomma diciamo che ognuno ha preso un po' il suo ritmo e ormai darà l'ultima accelerata se c'è qualcosa da dare, ma ormai sono tutte a tutta. Senti, nessuno credo conosca bene Rebecca, come la conosci tu? Siamo all'ultimo giro. Solitamente lei emerge nell'ultimo giro o credi che oggi si accontenterà di questo piazzamento? Allora, diciamo che anche lei sa che la Casasola ha una condizione super, perché ha corso con lei settimana scorsa in Svizzera domenica. Sapevamo che se avesse corso, diciamo, per il podio era un ottimo risultato. Appunto, come stiamo vedendo, la Casasola ha certamente una marcia in più adesso, probabilmente anche perché viene dalla stagione su strada e ha tirato un po' dritto, diciamo, approcciandosi al ciclocross con un'ottima gamba. Rebecca è una che negli ultimi giri tendenzialmente non cala, anzi tende a crescere, ma il distacco è un po' troppo importante, 38 secondi. Secondo te quale dovrebbe essere il distacco per, ecco, essere colmato? Allora, diciamo un 10-15 secondi può essere colmato magari con un atleta che, come ad esempio la Casasola, cala e magari Rebecca in crescita. Quando si è sui 30 secondi solo un incidente meccanico può fare qualcosa che cambia le sorti, ma ovviamente non lo auguriamo a nessuno. Chiaro, perché siamo per la sportività. Una Casasola che in questa stagione ha già vinto 3 volte, quindi è partita molto bene. Lei ha lasciato praticamente la mountain bike e si dedica anche all'attività su strada, ha partecipato pure al Giro d'Italia, non l'ha finito per dei piccoli problemi di salute che ci ha raccontato di avere. Praticamente soffre un pochino in certe situazioni di stress, ha degli attacchi di asma che però con il tempo ha imparato a gestire. Io vorrei però fare una domanda tecnica, mentre qua siamo sulla Double Snake by Isolmant. Abbiamo parlato appunto di The Wall, che è la prima parte con questo muro, e poi che cosa aspetta i ragazzi? Passano dalla zona box e lì ci sono altre difficoltà. Sì, adesso hanno appena affrontato la Double Snake powered by Isolmant, che è una doppia curva, diciamo, a tornante in contropendenza. Da affrontare è difficile, però si arriva poi in fondo alla sponda del lago, e adesso affrontano un altro tratto molto molto tecnico, difficile da affrontare con la bici spalla, che è il muro del nord. Qui sta facendo fatica. Direi. La particolarità di questo muro si chiama muro del nord perché non perché è rivolta a nord, anche perché è rivolta a sud, ma perché ricorda i muri, quelli che si trovano nelle gare del nord come Belgio e Olanda. Successivamente c'è subito una contropendenza che sta affrontando Sara Casasola, che ricorda anche qui delle gare del nord come in Belgio e Olanda, diciamo.
Senti Davide, tu hai affrontato questo circuito più volte in passato anche in varie condizioni. Qui il terreno è abbastanza pesante perché ha piovuto fino a ieri. Atleti che hanno scelto di mettere anche i tacchetti sulle scarpe. Sì, sicuramente la maggior parte degli atleti o comunque i più esperti sicuramente avranno messo appunto due tacchetti diciamo nella parte anteriore della scarpa in modo da riuscire a infilare nel terreno la scarpa maggiormente, quindi fare un po' più presa diciamo, appunto perché in questo percorso veramente ci sono due tratti oltre al V-wall, anche un altro tratto nella parte opposta da affrontare a piedi, e diciamo che dove la velocità è alta è difficile fare la differenza, dove invece si va piano come nelle contropendenze o come nei tratti a piedi è forse il posto dove si può colmare un gap verso gli altri. Ecco, vedo che il distacco è ancora importante, sono sempre 38 secondi e dietro abbiamo una situazione che vede la Legner Lucia Bramati, che è figlia d'arte, ma mi stavi segnalando una cosa, Davide. Che c'è un po' di lotta per la gara delle juniores. Sì, e vediamo qui che Martinoli sì, già è da in Martinoli guerra, diciamo, con Cavetai. Esatto, stanno affrontandosi e sono loro inquadrati in questo momento, mentre torniamo sulla testa del gruppo con la Casasola, che tra l'altro laureanda in matematica, manca oramai poco anche a questo suo traguardo, che conferma un avvio di stagione veramente forte. Mi sembra prudente in questa fase, che cosa ne pensi tu? Assolutamente, diciamo che nel ciclocross è importante anche evitare problemi meccanici o cose che possono succedere. Tra l'altro, piccola parentesi, a me proprio qua a Brugherio è capitato di scollare un tubolare avendo affrontato una curva con un po' troppa veemenza, diciamo, e quindi assolutamente lei ha un vantaggio molto importante, quasi 40 secondi, non ha veramente senso rischiare, ormai deve permettersi anche di perdere qualche secondo qua e là, ma tenere la situazione sotto controllo. Tra l'altro è presente il commissario tecnico Daniele Pontoni, che poi avremo con noi, commissario tecnico che venerdì ha diramato l'elenco dei 20 convocati che poi saranno con lui ai primi di novembre ai campionati europei. Inizia così un percorso, anche quello della nazionale, che passerà poi anche per la fase per la gara del 10 di dicembre a Vermiglio, e poi andremo a Tabor in Repubblica Ceca per i mondiali. Però tornando qua, fortunatamente oggi un bellissimo clima, perché non so se il ciclocrossista ama questo tipo di situazione. Qua vediamo una scritta su questi ostacoli, che poi capiremo il perché di questa scritta. Però Davide, secondo te oggi anche questa componente caldo, è importante idratarsi o oggi non ci si idrata? Allora, in una gara così breve, diciamo di poco più di 40 minuti, è difficile disidratarsi. Quindi diciamo che quando ci si presenta alla partenza ben idratati, il più è fatto. Diciamo che il crossista vero e proprio forse preferisce il fango. Anche Rebecca è sempre un po' dispiaciuta quando ci sono giornate troppo belle, soprattutto perché lei nella guida si trova molto bene, quindi diciamo che è un ciclocross che piace per il più perché è asciutto, si cambia meno bicicletta, anche lo staff è contento di lavorare un po' meno ai box, però il vero ciclocross diciamo che in una giornata piovosa sarebbe ancora più divertente da vedere. Ancora più divertente. Hai parlato prima di uno scollamento per te di un tubolare, invece oggi si gareggia con tubolare o con quale tipo, diciamo, di soluzione tecnica? Abbiamo saputo che gomme gonfiate con pressioni abbastanza basse mi parlavano di 1.1-1.2 atmosfere. Sì, a differenza delle ruote su strada, qua si va con pressioni e tubolari dove le pressioni sono veramente basse, si sfiora quasi l'1, si sta sull'1.2 e l'1.3. E nel dettaglio Rebecca posso dirvi che ha usato un 1.35-1.40, quindi proprio per essere precisissimi. E ci sono vari tipi di tubolari da usare nel cross, si passa dal 1000 punte quando la giornata è asciuttissima, oggi avendo piovuto nei giorni scorsi non si utilizza, si passa con un asfalto, però adesso commentiamo l'arrivo, sì. Dopo torniamo sul tecnico. Perché oramai ci siamo in vista dell'arrivo, vediamo che Sara Casasola continua con i suoi 38 secondi di vantaggio, e qua e praticamente coglie quella che è la quarta vittoria di stagione e replica quello che è stato il suo successo
dell'anno scorso, bravissima, riceve anche il 5 della gente, braccia alzata per la gioia anche dei suoi patron Paolo e Alessandro Guerciotti, che quest'anno presentano la nuova denominazione che è FAS Airport Guerciotti. Quindi, mentre lasciamo commentare a te l'arrivo di questa seconda arrivata. E tra l'altro, appunto, su questo strappo finale abbiamo fatto gli ultimi lavori di rifinitura mercoledì, quindi ecco, eravamo qua a provare il percorso, lo conosce molto bene. Sono sicuro che è contentissima di cogliere questo secondo posto, anche perché conosce bene gli organizzatori, alza la mano ed è contenta, come una vittoria. Quindi sono contento per lei perché se lo merita. Lasciamo la parola a Federico, arriva anche qua, stiamo seguendo anche le altre posizioni e poi ci sono le junior che stanno arrivando. Il risultato rispecchia le tue aspettative? Attenzione, arriva da dietro la Bramati, la Lechner dovrebbe imporsi, ma per un pelo è accelerata la sta Bramati rimontando, da dietro. La sta il podio è importante. Sembra no, che arrivino Lechner insieme. Sì, sono compagne di squadra, probabilmente anche la Bramati ha voluto come segno di stima non lasciare, perché comunque se l'è guadagnato il podio, però insomma la Lechner è sempre la Lechner e bene, bene anche per gli organizzatori, perché sì, un nome in più da mettere sì, poi sul podio. Diciamo che probabilmente la Lechner, dall'alto della sua esperienza, ha curato il piazzamento e sapeva e aveva una, diciamo così, tutto sotto controllo. Assolutamente. Attendiamo adesso le juniores, perché insomma c'è una gara nella gara, ovviamente bisognerà sì attendere ancora qualche istante, ma sembrerebbe che Martinoli già da riesca. Già da Martinoli della Ale Cycling in questo momento viaggia con su un tempo di 8:46, però devono ancora completare anche il giro, hanno preso un certo distacco, quindi non è detto che la vedremo entro pochi secondi. Tra l'altro ha fatto il miglior tempo la Martinoli l'ultimo giro, il suo best, quindi molto forte. Ha girato in 8:46, diciamo che hanno iniziato molto forte e poi sono un pochino calate una volta che si erano definite le postazioni, ma avete un'osservazione, quindi la parola a voi tecnici. Sì, perché Lucia Bramati comunque si è imposta nelle donne under, quindi c'è da dire che è una tripla gara. Diciamo sì che le under e le elite vengono molto spesso tra virgolette accorpate, perché ormai sono atleti esperti, come ad esempio già Lucia è parecchi anni che corre ad alto livello, però comunque la sua vittoria l'ha colta. Certo, non sempre c'è la gara dedicata alle under 23 o alle junior, in questo caso hai fatto bene a sottolinearlo, sono accorpate. Ecco qua che vediamo ancora che si susseguono gli arrivi e gli applausi del pubblico. Eccola qua che arriva la Giada Martinoli della Ale Cycling, che vince la sua prova. E brava, perché ha concluso veramente in crescita la sua gara, probabilmente quando si è vista in lotta per la vittoria ha saputo tirar fuori quel qualcosa in più, quindi bravissima. E poi c'è un'altra classifica nella classifica, che è la classifica generale di questo Mastercross, e potrebbe essere che Rebecca Gariboldi forse ha ottenuto qualcosa di importante, ma aspettiamo l'ufficializzazione. Sì, sembrerebbe che dovrebbe passare in testa, quindi è importante anche per avere più grinta nelle prossime tappe, perché insomma vestire una maglia ti dà sempre qualcosa in più. E tra l'altro poi l'avremo qui ai nostri microfoni, ascolteremo le impressioni di tutte le atlete. Nel frattempo poi vi riproporremo anche una breve sintesi della gara juniores, prima di maschile, prima di passare poi alla gara, diciamo, open maschile, che è un po' il momento più atteso, no, da tutti i nostri spettatori. E mandiamo gli highlights nel frattempo di questa prova. Rivediamo appunto, grazie al contributo della regia, con la partenza, una partenza che ha visto comunque il primo giro come giro più veloce, quindi diciamo così che Sara Casasola ha voluto mettere subito le cose in chiaro, e poi dopo si è verificata subito una selezione naturale che l'ha portata a vincere. Sì, diciamo che il primo giro è stato affrontato molto forte e Sara Casasola l'ha impostata proprio su fare il primo giro e creare quel distacco che poi abbiamo visto che ha portato fino all'arrivo, perché il primo giro aveva già oltre 20 secondi di distacco rispetto alla seconda, che era già Rebecca Gariboldi. E vediamo in questo tratto, che è il primo passaggio sul muro del nord, la differenza tra Sara Casasola e il restante gruppo. Ha fatto, diciamo, subito un distacco di 10 secondi,
che poi ha incrementato fino alla fine del giro. Ecco, avevamo notato come lei probabilmente avesse un passo in più in tutti i sensi, nel senso che nella parte dove bisognava correre ha fatto la differenza. Sì, comunque infatti questo il percorso offre tanti spunti dal punto di vista tecnico, quindi poi sentiremo anche le parole del CT, ma comunque agli atleti, ma soprattutto anche agli addetti al settore come può essere il CT, è contento e può valutare benissimo gli atleti, ecco. Salletto Daniele Pontoni, come dicevamo, era qua, era proprio soddisfatto del livello che questo gruppo di giovani sta ottenendo, perché lui praticamente è ripartito con una nuova progettualità da circa 2 anni, quando è stato nominato CT, e sta proprio facendo questo lavoro anche su, sta lavorando sia sul gravel in collaborazione poi sul fuoristrada con Mirko Celestino, e ha appunto questo nuovo gruppo ciclocross che gli sta dando parecchie soddisfazioni qua. Come giudichi Davide qua la prova della Casasola e poi anche di Rebecca? Sì, assolutamente, diciamo che tra l'altro sarà Casasola alla partenza del campionato europeo, quindi avendo dimostrato questa condizione può fare davvero ottime cose, quindi importante, perché comunque quando corre la nazionale bisogna sempre tifare per le atlete azzurre. Sì, la Casasola veramente, come ha detto lui, si è imposta nel primo giro con un ritmo forsennato e poi ha, diciamo, corso un po' in controllo, quindi ottima prova, ottima condizione, e magari l'ultimo giro ha voluto anche salvaguardare un po' di gamba in vista dell'europeo. Rebecca sì, è stata brava, il primo giro è partita un po' in sordina, poi ha imposto un po' il suo ritmo, vediamo qua che salta le tavole, e poi da gran regolarista, perché veramente una delle sue doti è la regolarità, è riuscita a rosicchiare secondi su secondi a chi la inseguiva e imporsi, diciamo, al secondo posto, che oggi vale quasi come una vittoria. Chiaro, un percorso che vedeva solamente due zone con dossi artificiali, giusto Federico? Sì, diciamo che sono le tavole che abbiamo visto prima, poi il percorso è interamente naturale, e abbiamo sfruttato la potenzialità del parco, che è appunto un parco comunale all'interno di Brugherio, per offrire lo spettacolo che stiamo vedendo. Sì, abbiamo visto qua, siamo di nuovo sugli highlights, qua vediamo Gariboldi impegnata in questa fase di salita. Secondo te questa fase così qua di salita, a quanto ha fatto la differenza anche sul resto del gruppo? Perché abbiamo visto Casasola che se n'è andata, invece le altre mi sembrano più, diciamo, una fase di controllo. Sì, devo dire che probabilmente, analizzando proprio bene adesso con le immagini, la Casasola aveva una marcia in più, Rebecca aveva un bel po' meno da dare in quel tratto, e forse la Lechner e Bramati si avvicinavano un po' a Rebecca. Poi nel pedalato invece probabilmente riusciva a esprimersi un po' meglio Rebecca. Devo dire che ha lavorato un pochino meno sui tratti a piedi quest'anno, avendo un po' meno ore per allenarsi, visto che ha iniziato a lavorare quest'anno, e quindi abbiamo curato quello che normalmente si trova di più, che è appunto il pedalato. C'è da dire che comunque è stato un tratto che ha fatto la differenza, soprattutto il primo giro ha sgranato subito il gruppo, e in un percorso dove c'è di tutto, quindi ci sono tratti in cui si può spingere, tratti dove si può fare la differenza a piedi, trovarsi da sola bisogna sapersi gestire bene, mentre in un gruppetto o come due compagni di squadra, la Lechner e la Bramati, sicuramente si sono potute aiutare una con l'altra. Ecco qua tutta la sua gioia, e poi qui arriva la Lechner che ha cambiato divisa e saluta Bramati, e arrivano praticamente terza e prima, perché quindi è un doppio successo di squadra. La Lechner che abbiamo visto cambiare tante maglie a volte, quindi non sempre la si riconosce al primo colpo. Siamo qua in questo parco bellissimo, ci prepariamo anche a vivere poi quelle che sono state le emozioni degli junior. Federico, è pronta la sintesi junior, quindi ci prepariamo a viverla assieme, e ovviamente qui abbiamo un duello
che vede praticamente i nostri azzurri. In particolare noi teniamo l'occhio su Stefano Viezzi, su Mattia Agostinacchio, che sono un po' i nostri top rider, che se la devono vedere magari con lo svizzero Sven Sommer, e poi anche c'è Nicolas Halter. E categoria junior che sta mettendo in luce ragazzi interessanti. Qua è partito subito il duello con lo svizzero Sommer e Viezzi, che in questa fase sembra quasi offrire il ritmo dell'elvetico. Davide, come ti sembra? Sì, esatto, anche qui la partenza è stata veramente fondamentale, combattuta, tra l'altro un atleta ha anche perso il pedale pronti via, quindi è anche una situazione pericolosa in cui si poteva generare una caduta. Ma sì, dopo, come stiamo vedendo, davvero subito in due che fanno un po' la differenza, e poi vediamo un po' successivamente cosa accadrà. Chiaro. Federico, da un tuo punto di vista, gli junior si comportano, diciamo, con una tattica simile a quella che poi hai visto sulle donne, o stanno assumendo un atteggiamento, una condotta differente? No, possiamo dire che il primo giro di una gara di ciclocross è sempre a tutta, cioè nel senso si cerca di fare la differenza su magari chi è partito male. Infatti vediamo nelle immagini che il leader del Mastercross non è nelle prime posizioni, ovvero Stefano Viezzi, diciamo che è tra ottava e nona posizione, quindi è partito male. Quindi chi è davanti, come in questo caso Sommer che è secondo, può giovarne, cioè può prendere vantaggio, quindi sicuramente non si sta ad aspettare, si attacca subito. In questo momento anche l'altro svizzero, Nicolas Halter, sta andando molto bene, una, diciamo così, un gruppo che sembra però più folto in questa fase di gara, c'è stata forse una selezione iniziale minore. Sì, questo perché comunque sul tratti a piedi si riesce a fare meno la differenza, e però diciamo che passato il primo giro i distacchi possono essere già importanti, come vediamo nei tratti lenti è facile fare la differenza, basta mettere un piede a terra che si crea buco, quindi essere davanti è fondamentale. Chiaro, mentre vediamo in testa il corridore della Beltrami, Viezzi è in rimonta. Tra l'altro Viezzi sta vivendo in questa fase una difficoltà, ma la sua stagione è iniziata molto molto bene, perché lui è reduce da 5 vittorie, ha vinto a Jesolo, ha vinto a Coridonia, a Dosopo, a Tarvisio e poi nel Gros del Tergola. Cross del Tergola. Ah, attenzione qua, anche un piccolo, non un piccolo, ma un grande contrattempo e anche quasi un piccolo scontro con una spettatrice. Infatti vediamo come un tratto tecnico ha fatto la differenza, perché si è formato il gruppo, il buco tra i primi due in questo momento al comando e un terzetto all'inseguimento. Abbiamo Mattia Agostinacchio, no? Che è fratello minore, diciamo così, di Filippo Agostinacchio. Ieri parlando con Filippo dice: è mio fratello quello di talento di famiglia. Come mai, Davide, a volte si dice, sì, che a volte il fratello minore è avvantaggiato, come mai? Perché magari usciva in bici col fratello più grande, gli rubava qualche trucchetto. Ovviamente fratello nel tutto interesse della famiglia, perché comunque tra fratelli non ci si fanno sgambetti, magari ha insegnato anche qualcosa in più e cose che ha imparato sulla sua pelle, quindi sì, sicuramente a volte essere il secondo è un vantaggio. Ecco Mattia Agostinacchio che corre per la Beltrami, che è una società tra le poche che effettua sia l'attività su strada che poi di ciclocross, mentre è un'usanza nel ciclocross effettuare quello che è il cambio squadra, no? A fine stagione si vuole fare il cross, si va in prestito a una società del cross. Invece la Beltrami ha anche la divisione ciclocross. Cosa ne pensi di questa scelta della squadra emiliana, Davide? Sì, no, sicuramente negli ultimi anni, dai, bisogna dare atto a tutti che il ciclocross è stato esaltato molto anche grazie a due o tre talenti, mentre vediamo che adesso i due davanti se ne stanno un po' andando. E appunto il leader del Mastercross si è rifatto sotto, cioè anzi sì, se ne sta andando. Viezzi si è rifatto sotto e qua ecco in questa fase sta superando lo svizzero Sven Sommer. È un momento. Guardiamo se salta, no. Secondo no. Sì.
Questo cosa vuol dire? Che Sommer è più tecnico? Ma diciamo che la categoria juniores è un po' la prima categoria in cui si prova a fare un po' di tutto. Magari addirittura qua ci sono atleti che non hanno mai saltato una tavola, arrivano in gara e presi dalla foga decidono di saltarla, cosa tra l'altro sconsigliata. Però appunto si è visto come il secondo magari sta facendo le prove per il finale, ha deciso che magari proverà ad attaccarlo lì, non lo so. Però alcune volte si prova per capire. Facciamo una considerazione, diciamo così, pratica, mentre è qua inquadrato Agostinacchio. Diciamo, hanno fatto l'ostacolo adottando due tecniche diverse, però di fatto nessuno si è avvantaggiato sull'altro. Quindi qual è il vantaggio? È un vantaggio energetico? È un vantaggio... Cosa ci dici, Federico? Il guadagno non è sull'ostacolo, ma è nel tratto successivo. Io appena... finisco l'ostacolo, sono in bici e riesco a rilanciare subito. Come vediamo, Stefano Viezzi ha dovuto salire sulla bici, agganciare i pedali e rilanciare. Però vediamo che Stefano Viezzi vince. È sul finito d'arrivo e vince con la sua maglia di leader del Mastercross, vince e distacca di 8 secondi quello che è Sommer, e terzo vediamo Mattia. Sta arrivando Mattia Agostinacchio, che abbiamo visto partire molto bene, a un certo punto era anche primo, poi è un pochino scivolato indietro. Sì, allora ritornando, chiudendo il discorso un po', gli ostacoli veramente, il vantaggio è che ti trovi già con i pedali agganciati subito dopo, e se l'arrivo è dietro l'angolo o comunque c'è un altro tratto tecnico, puoi fare subito il rilancio tra virgolette cattivo e far la differenza. In questo caso però la differenza Sommer non l'ha fatta, perché addirittura è stato Viezzi che l'ha distaccato, quindi probabilmente potremmo pensare che Viezzi ha ampi margini di miglioramento anche tecnici. Cosa ne pensate voi, Davide? Sì, allora diciamo che sicuramente, come dicevo prima, la categoria junior è ancora quella che, in cui i ragazzi stanno crescendo, però è quella che ti fa un po' capire se uno può essere un corridore di alto livello o di buon livello, che magari si ferma lì. Speriamo che abbia ampi margini, perché insomma dei crossisti, nuove leve che arrivano servono sempre. Sì, ne abbiamo bisogno e noi gli auguriamo, è un ragazzo molto promettente. Nel frattempo lanciamo un mini spot pubblicitario.